Allora, ho 5 minuti per diciamo così dire dare la mia opinione alla presentazione di Paolo, che ho trovato molto accurata. Continua a non piacere il termine cospirazionista. Alcune delle cose, secondo me, che ha affermato vanno appunto valutate. In pratica abbiamo ripetuto tutte e due la stessa cosa, cioè facciamo delle verifiche poi sui fatti accertati e poi ognuno di noi farà le proprie valutazioni. Purtroppo dall'inizio non ho preso appunti al volo come avrei dovuto per rispondere punto per punto, però allora le prime cose che mi vengono in mente, il discorso delle demolizioni controllate, lui ci ha fatto sentire, ci ha fatto vedere il video di un edificio che crolla e ci ha fatto sentire soprattutto l'audio. Abbiamo sentito l'audio che riguarda le torri, che non assomiglia a quello di una demolizione controllata, però non di meno esistono delle testimonianze, in particolare proprio dei pompieri, le vedrete proprio nel famoso DVD che vi siete preso. Ci sono dei pompieri che comunque parlano proprio, fanno anche nima, sembrava proprio come se fosse una demolizione controllata, fa boom 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 boom. Cioè diciamo ci sono delle testimonianze che descrivono l'evento vissuto in prima persona come se avessero sentito una serie di esplosioni. Sono state, esistono delle testimonianze di persone che hanno visto proprio dei lampi proprio attraverso le finestre dell'edificio poco prima che crollasse. In ogni caso, ecco qui Paolo ha detto che io avrei affermato che le demolizioni cominciano dal basso. Io non ho mai affermato una cosa del genere perché non sono un esperto di demolizioni controllate, però da quello che si è visto, che io ho potuto vedere da semplice giornalista, la demolizione in questo caso è partita dall'alto e poi è progressivamente calata con esplosioni che vanno verso il basso. Comunque, per quel che riguarda la termite, io non ho fatto la prova della rotaia che citava Paolo, però ho visto un video in cui un barattolo riempito di termite è stato in grado in pochi secondi di passare da parte a parte il blocco motore di una Renault 5 o quello che era. E quindi mi domando, andrò a verificare questa cosa della prova a cui è stata sottoposta questa putrella d'acciaio. Per quel che riguarda per esempio la difesa aerea, d'accordo, intanto ho fatto notare appunto a Paolo che io non ho mai parlato di abbattimento e mai bisognerei, so benissimo che le procedure della difesa aerea per quel che riguarda un aereo fuori dirottato o comunque fuori rotta o che ha interrotto le comunicazioni con la torre prevedono l'intercettazione non vuol dire abbattimento. E rimane il fatto che per un'ora e mezza, quattro aerei, complessivamente un'ora e mezza, sono stati in giro a spasso per i cieli degli Stati Uniti senza essere virtualmente intercettati da un sistema di difesa aerea che dovrebbe essere uno dei più sofisticati, se non il più sofisticato del mondo. È inutile il discorso dei transponder, d'accordo? Ma cioè, voglio dire, esistono i radar primari che servono apposta per individuare i target in area senza bisogno del trasporto. Il trasponder è soltanto un ausilio che serve ai direttori del traffico d'aereo. La difesa aerea cos'è? Si aspetta che gli aerei russi durante la guerra fredda spegnessero il trasponder? Non esiste un discorso del genere, sinceramente. E poi ripeto, rimane il fatto che per un'ora e mezza nessuno dei caccia che presumibilmente avrebbero dovuto essere a disposizione appunto per la difesa aerea del territorio metropolitano degli Stati Uniti è riuscito neanche a vederli quegli aerei. Cioè nel caso del golfista che citava Paolo, nel giro un'ora e venti, a me risulta che gli aerei ci hanno messo molto meno a trovarlo e che soprattutto dalle mie fonti mi risulta che ci hanno messo meno di 20 minuti. Ma hanno calcolato male il fuso orario? Una è l'ora di una costa, l'altra dell'altra andrò costa. A verificare. Scusa l'interruzione. Tranquillo, mi interessa. Ho 40 secondi, volevo parlare un attimino per esempio dei corpi e dei rottami. I corpi e i rottami non è che sono assimilabili, i corpi che abbiamo visto per esempio non necessariamente dovevano essere quelli dei passeggeri, ci sono stati c'era gente dentro il Pentagono che probabilmente è morta a causa di quello che è successo. E i rottami
non necessariamente sono i rottami di un 757, ma di un velivolo più piccolo che magari era anche dipinto o comunque poteva assomigliare da lontano a un Boeing 757 con la livrea dell'American Airlines, ma non è detto che fosse un aereo dell'American Airlines. Ragazzi, non c'ho tempo, ne parleremo con le domande, va bene? A dopo.